Sono passati quasi 5 mesi da quel momento, dal cucchiaio di Campolunghi, da Toselli che alza la coppa, dalla Juve che vince la fase d'andata della YouTuber League. E oggi tornano in campo i campioni intermedi di questo primo campionato di YouTube Italia. Lo fanno in casa, dove hanno aperto il loro cammino battendo l'Inter ai calci di rigore. È Juventus contro Milan, i campioni contro chi vuole mostrare orgoglio dopo la sconfitta nel derby e ripartire sognando una finale di ritorno. Per farlo però serve una differenza reti importante. Ma prima di partire, prima di scendere in campo, prima di aprire qualsiasi tipo di tema, ecco, di solito questo è il momento in cui entra Lasagna, ma volevo ricordarvi di iscrivervi al canale per non perdervi nessun contenuto sulla YouTuber League e poi comunicarvi che abbiamo creato la pagina Instagram della YouTuber League, quindi andate a seguirci. Ogni giorno trovate reel, storie e interazioni con i protagonisti e prossimamente saremo anche su TikTok. Benvenuta, anzi bentornata a Lasagna. Ciao Fede. Come stai? Sono molto contenta di essere a Torino, che è la prima volta che io vengo in trasferta. È vero, qui, perché all'ultima partita non c'ero. Non c'eri. E sono d'accordo con quello che hai detto prima, perché serviranno dei grandi cambiamenti per far vincere il Milan e li abbiamo in questa partita. Infatti mancano dei membri molto importanti. Però non anticipiamo troppo, diciamo che ci sono delle assenze, delle new entry. Quindi sono curiosissimo di capire quello che succederà. Facciamo così, vai a cercare qualche protagonista da intervistare. Quello che stavo pensando, mi sa che vado. Vai, ciao. Bocca al lupo, ciao, buon lavoro. Io prima di partire però, visto che ho la gola un po' secca e devo scaldare la voce per la telecronaca, avrei bisogno di bere qualcosa. Eccolo qua, grande. Ho procurato questa borraccia. No, aspetta, mica, grazie. Però questa non è una borraccia, è molto più che una borraccia. Guarda, tieni il microfono e ti faccio vedere. Allora, in pratica, metti l'acqua, inserisci il pod che preferisci e poi bevi. Però mi raccomando, senza inclinare, è fondamentale. Senti il sapore del pod? Ecco, questo è grazie alla scienza ed è una cosa spettacolare, perché intanto bevi l'acqua, che è una cosa che ti fa bene, ma lo fai sentendo altri buoni sapori e quindi in questo modo nell'arco della giornata riuscirai anche a rispettare il tuo fabbisogno quotidiano, perché tanto lo so che non lo fai, è inutile, fai il simpatico. Su questo hai ragione. Vabbè, tornando a me, nel mio caso è fondamentale, perché come sai faccio la telecronaca, quindi durante la telecronaca bevo in continuazione. Grazie ad iRap mi godo più ciò che bevo e miglioro anche la performance. Quindi fammi un attimo una cortesia, amiche, aprimela un attimo, che devo ricordarvi l'ultima cosa. Per scoprirne di più vi lascio il link in descrizione e con il codice YouTuber League avrete il 15% di sconto fino al 31 maggio. Fene, portiere della Juve, praticamente il Buffon degli YouTuber. Quanta pressione hai sulle spalle per le partite passate? Sono tranquillissimo in realtà, mi fido ciecamente della mia squadra e nonostante l'infortunio, il male, il tutto, giochiamo e vinciamo, perché questo è quello che fanno i veri uomini. Siamo qui con il Rosso, che è una new entry di questa YouTuber League. Quali sono le tue aspettative da questo prepartita? Giocare. Ottimo. Vincere ovviamente, però volevo giocare. Allora ti spiego. Sì. Questo è il campo, ci sono due porte, tu sei con quelli con, non quelli bianchi, gli altri, okay. Sì, quelli rossi. Te lo ricordi anche e devi segnare. Okay. Sei attaccante? Però no, però voglio fammi una domanda croccante. No, non posso dirlo questo, questo non metterla mai. Sei gol all'andata non per una casualità, ma Simone Crispo è a 4 gol di distanza da te. È il giorno giusto per raggiungerlo? Non lo so, il portiere del Milan è Ragnar, non so se lo sapete, io e lui siamo cresciuti all'oratorio insieme, sin da bambini, quindi io conosco i suoi punti di forza, lui conosce i miei punti di forza, l'attaccante dipende tanto dalla squadra, io cercherò di concretizzare tutti i palloni che mi arrivano. Zoccolo Duro, capitano del Milan, che l'ultima volta ha fatto da allenatore, infatti la partita è andata malissimo, oggi gioca, speriamo vada meglio. Speriamo, speriamo, è un grande onore essere capitano, Daniele Brogna mi ha lasciato la fascia. Devo onorarla, tante facce nuove, un po' in emergenza, ma dopo la brutta figura con l'Inter siamo obbligati a giocare da squadra e a rispettare la maglia. Fratino, all'andata ci hai regalato una prestazione ottima. Ti ringrazio. Come ti senti adesso? Sei affamato ancora di vittoria? Sì, abbiamo vinto all'andata, vogliamo riconfermarci oggi. Penso che siamo una squadra e oggi è il giorno giusto per dimostrarlo. Ma giochiamo contro i campioni in carica. Giochi contro i campioni in carica, sicuramente partono favoriti, anche perché siamo in emergenza, ma ovviamente non giochiamo mai battuti. Cercheremo di fare il massimo per portare a casa il risultato. Emozioni forti, perché quando abbiamo iniziato nessuno ci rispettava degli avversari, sicuramente adesso ci sarà un po' più di rispetto ed è qua che dovremo essere bravi, da outsider che eravamo a conferma che dovremo essere. C'è una squadra in particolare che temi per la finalissima? Penso che siano tutte squadre forti, se arrivano alla finale un motivo ci deve essere. Come non ci siamo arrivati noi per caso e quindi aspettiamo e vediamo che ci arriva. In questa partita al Milan mancano Brogna, mancano Harry Lazza, manca Samuel.
si sentirà la loro mancanza? No, certo, ma mancano anche altri giocatori come Valebiso, stiamo parlando prima fuori dalla telecamera, manca Lollo. Sono giocatori comunque molto carismatici, soprattutto Samuel che ha vinto quel pallone d'oro, pallone di nuovo, d'oro. Diciamolo questo, e anche Brogna che è capitano, quindi mancano giocatori che a livello proprio di testa danno qualcosa in più, però abbiamo convocato il mister, altri giocatori come il Rosso, come Kevin Calia, ritorna MC Douglas, c'è Ragnar in porta, quindi fortunatamente non siamo messi male, anzi gli avversari secondo me se la vedranno dura. Se poi l'hanno dura? Sì. Poi in caso ci vediamo a fine partita e mi prenderai per il culo. Eppure il capitano non era così positivo sull'andamento, eh? Vabbè ragazzi, io voglio vincere, è lui che ha paura di perdere, eh? Nella vita si fa così, eh? E come direbbe Fede, never give up. Chi è Fede? E allora, direi che possiamo partire con l'ingresso in campo delle squadre, partendo dagli ospiti, partendo dal Milan. In porta c'è una novità, vuole prendersi i pali rossoneri, Ragnar. Torna dall'infortunio, uno dei principali punti di riferimento di questa squadra, Mirko Mastrocinque. Ha esordito all'andata e oggi vuole prendersi il centrocampo del Milan, MC Douglas. Nasce come ala, forse come centrocampista, poi alla Summer Cup si mette in tasca Simone Crispo e diventa difensore, Steve. Terza presenza consecutiva per Simone Perlini. Adesso voglio che accogliate il rosso. Esordio con il Milan per Kevin Calia. All'andata ha segnato uno dei gol più belli della YouTuber League, Marco Philadelphia. È la sua prima partita da capitano, è un leader, è un rigorista, è uno che non molla, è uno che vuole portare il Milan alla vittoria, è semplicemente lo zoccolo duro. Adesso voglio che il clima diventi rovente, perché si gioca a Torino, in casa dei campioni della fase d'andata della YouTuber League. Entra la Juve! Il Gigi Buffon dei bianconeri, Fene! Un veterano di questa squadra, Kinoshi! Colpo gobbo! E allora, se lui è Bremer, di là abbiamo Bonucci, abbiamo la maschera! Ha giocato contro l'Inter, ha segnato contro l'Inter, torna in campo oggi Nico dei Footwork. Ha segnato in rovesciata, ha fatto assist di tacco, ha giocato e calciato un rigore con un piede rotto, il Pippega. Su questo campo ne ha fatti 4 all'Inter, Andrea Fratino. È il momento del bomber, ne ha fatti 6 all'andata, oggi insegue Simone Crispo nella classifica marcatori con il numero 9, Luca Campolunghi. Ed è arrivato il momento del capitano, il condottiero di questa squadra, quello che ci mette il cuore più di tutti, Luca Toselli. Oggi 5 mesi dopo l'ultima volta e accanto a me vado a salutare subito il mister, ma anche insomma l'uomo più forte in assoluto di questa squadra, che non gioca per non squilibrare l'ambiente, ricordiamo, Tatino. Si squilibra tutto, quindi devo sostenere la Juve fuori a campo, ma in realtà sono in campo con loro. Bravo, fondamentale il tuo ruolo, c'eri contro l'Inter, c'eri a Roma contro la Lazio, anche qua quando abbiamo vinto in finale. Esattamente, non l'avete vinto qui la finale, vero mister? C'è questo piccolo problema che... Ma va bene lo stesso. No, eravamo a Roma la finale. Allora, è vero, c'era. Ecco, però c'era, vedete, era lì. Ed è rimasto anche lì con la memoria, mi sembra evidente. C'è solo il fischio di arbitrino e allora si parte! Col primo possesso della Juve, è cominciata Juventus-Milan. La voglia di essere protagonista, intanto Campolunghi è uscito di testa, Ragnar. Poi MC si dimentica il pallone, Pippega per l'1-0, Pippega porta avanti la Juve.
avanti via. Ha già segnato la squadra capitanata da Luca Toselli, l'errore in uscita del Milan con Ragnar che ha calcolato bene i tempi ma poi si è dimenticato di ripartire. Doppietta contro il Milan all'andata, doppietta contro la Lazio in finale d'andata e riparte con un gol anche oggi il 10. Intanto Philadelphia dalla parte opposta, deviazione, calcio d'angolo, prima copertura della Juve che vuole difendere l'1-0, ha scaldato subito l'ambiente la squadra bianconera. Chiede e riceve Mirko che pensa anche al destro, poi cerca la puntata con Fene che fa su il pallone, vuole subito mandare Campolunghi dalla parte opposta, non esce la carica, Campolunghi è tornata la Juve, è tornato Campolunghi, tanto per cambiare, 2-0, segna lui, 2-1 e poi subito il balletto con Fratino e Fene, mi pega un po' schifato, Juve 2 Milan 0. 6 gol all'andata, 2 gol a Roma e adesso sono 9. Ricomincia l'inseguimento a Simone Crispo, ma che partenza della Juve, Milan sotto shock. Berlini di ritorno per la Philadelphia fino in fondo, occhio al contatto, punizione per la Juve perché il tocco era fuori area. Fischia arbitrino, zoccolo duro, Fene, la risposta del gatto bianconero, zoccolo duro, dietro MC. Servizio per lui, occhio al 10, rientra sinistro sul fondo, secondo tiro verso la porta del Milan, un Milan che prova ma deve ancora prendere le misure e quindi Pippega dalla parte opposta va a puntare MC, tocco verticale che diventa buono per Nicola, porta avanti, zona tiro sinistro, Ragnar in calcio d'angolo, movimento verticale di Fratino, Campolunghi da boa, pallone sul 9, sponda, Fratino, Ragnar, primo intervento decisivo di Ragnar, non è finita però, c'è ancora Fratino, ha chiuso Steve. MC, palla che diventa buona per Philadelphia, la nasconde, numero sulla maschera, andato via splendidamente, Berlini, dentro, il Milan c'è, con la qualità, prima Philadelphia, poi Berlini, 2-1. Partita che si riapre e ci divertiamo. E Ragnar prova a fomentare tutti. Prima grida c'è sempre tempo e sono d'accordo. Poi sputa una roba brutta, però insomma vabbè. Il Fratino, torna Nico. Che se la porta avanti molto bene. Occhio al 7 della Juve. Torna Zoccolo, bel duello anche fisico. Fratino dentro, Campolunghi, stop e destro, ha respinto Mirko, decisivo l'intervento di Mirko, e contropiede della Milan con MC che corre, a destra c'è Berlini, MC esita nel servirlo e poi in qualche modo gli fa arrivare il pallone, secondo palo Philadelphia, Berlini corre, deve crossare, il campo finisce, rimessa dal fondo per la Juve, ha chiuso bene Fratino che non gli ha regalato l'angolo e fa ripartire Fratino, Mirko ancora riesce anche ad allargare, 1-2, grande azione di Mirko, palla buona per MC, sinistro sul fondo, molto egoista qui MC, 3 contro 1, ha calciato fuori. Allora c'è campo per Pippega che va in contropiede, rientra, cerca il tocco verticale, Campolunghi dentro, Fratino, Campolunghi prova a metterla, Fratino, Ragnar in due tempi. E poi dalla parte opposta Berlini, occhio che si lancia anche Ragnar, servito, Ragnar, 2-2, cosa abbiamo visto? Un esordio da favola, l'ha fatto il portiere, ha pareggiato il Milan. Ma in che senso? Sono rimasto veramente di merda. Nico, 2-2 che ha un po' zittito l'ambiente. Torna avanti la Juve. Mirko sta chiudendo di tutto su Campolunghi. Che difesa di Mirko. MC, 1-2 con Zoccolo. Gioca bene adesso il Milan. Berlini dentro ancora. Per MC, zona tiro. MC, ce l'ha sul mancino. MC! Chiude troppo il sinistro. Adesso c'è il Milan che vuole anche ribaltare il risultato e completare la rimonta. Oh, 2-2! Ci ricorda il risultato Ragnar nel mentre. Portiere coattissimo, senza guanti, che si autolancia, segna il 2-2, insomma, cose da non insegnare ai vostri figli quando entrano a far parte di questo mondo, a partire da quella barba un po' particolare, ma comunque è lì, che porta qualità nel Milan. Guardate anche la personalità di Ragnar che si emoziona e rovina tutto così. Chiedo scusa, io l'ho gufata. Però tanto equilibrio, 2-2, ci stiamo divertendo. Mister, vengo al volo da lei per sentire un'opinione, una sensazione. Grazie mister, sempre preziosissimo il suo intervento. Zoccolo sul pallone, dentro Steve,
Arriva anche Berlini, si allontana Calia. Fischia arbitrino. Giocolo duro, è uno schema, palla fuori per Mirko che non controlla bene, quindi contropiede possibile, deve uscire Ragnar, superato, commette anche fallo, c'è Pipeca con la porta vuota e segna il 3-2. 3-2 per la Juve, ma sono rimasti giù Fratino e Ragnar che si sono fatti male. Arbitrino ha dato il vantaggio e quindi gol della Juve. Ma tutto nasce da punizione per il Milan. Clamoroso, Juve che torna in vantaggio in modo completamente caotico, ma maledettamente efficace. È 3-2. Tranquillizza tutti il portiere rossonero. Juve che torna in vantaggio. Mastro 5. Apre ancora sul rosso che cerca la giocata, vi pega, rosso insiste, gliela porta via bene, poi dentro per Berlini, dal rosso che ci ha messo la punta Toselli, ha chiuso da capitano. Palla che diventa buona per Berlini, isolato però, la maschera, ancora in copertura, vi pega dalla parte opposta, va a puntare Steve. Sono in tre su di lui, calcia a giro, stava inventando qualcosa di clamoroso il Pipega. E finisce 3-2 il primo tempo, grande divertimento, la doppietta del Pipega, il gol di Campolunghi, in mezzo il Milan che pareggia con la follia di Ragnar che ha trovato il guizzo per pareggiare la partita dopo che Berlini l'aveva riaperta. Insomma, tanto divertimento, andiamo però da Lasagna adesso e sentiamo i protagonisti. Sì, che questo vantaggio si manterrà anche nel secondo tempo o la situazione sta leggermente rallentando nella Juve? Allora, in queste partite, come abbiamo visto in tutte le altre partite, risultati tipo 3-2 con scarto di un gol sono risultati che possono variare immediatamente. A meno che non ci sia uno scarto veramente ampio, non si può stare tranquilli, la partita è ancora aperta, apertissima, dobbiamo tenere gli occhi aperti, essere concentrati, stare sul campo con corpo e testa e dobbiamo vincerla per forza, siamo in casa. E abbiamo visto un portiere che ha segnato per la prima volta nella YouTuber League e che ci dà subito soddisfazioni per la quanto riguarda. Sì? No. Bene, ma io l'ho detto anche in prepartita che avrei segnato, quindi non mi stupisce. Ma tu hai segnato perché pensi che manchino degli attaccanti? No, perché io gioco così, punto. Ragnar fortissimo, lo amo, un idolo. Mi fa, guarda che a una certa ti urlo e vado in attacco. Mi ha urlato e vado in attacco e ho detto vabbè, devo passare la ragna a Ragnar in qualche modo. Ci siamo giocati una cena e il rosso evidentemente non ci sta a perderla e mi sembra anche giusto così. Sono giochi, sono falli di campo, va benissimo. E dobbiamo ancora rivederci e ritrovarci a fine partita. Siamo 3-2, ci stiamo divertendo, abbiamo anche ascoltato poco fa i protagonisti, ma prima di tornare in campo, non so se ci avete fatto caso, ma Arbitrino ha un'imbragatura, come già successo per il derby di Milano, perché sostanzialmente, assieme a Numero DS, che è lo sponsor che da tutto l'anno sostiene la YouTuber League, abbiamo deciso di mostrarvi la partita anche dal suo punto di vista, dalla sua visuale, le persone che ammonisce, le decisioni che prende. Quindi scaricate l'app, perché più di 300.000 di voi l'hanno già fatto, quindi vi ringraziamo per il sostegno, per contenuti esclusivi come questo e per mille altri contenuti calcistici realizzati da influencer o giornalisti sportivi come Stefano Borghi, Pierluigi Pardo e in generale per rimanere aggiornati a 360 gradi sulla vostra squadra del cuore. Codice QR a schermo, link in descrizione e adesso torniamo in campo con la ripresa di Juve Milan. E si ricomincia con il secondo tempo di Juve Milan, si riparte dal 3-2 in favore dei bianconeri. Secondo, calcio d'angolo proprio per il Milan, messo fuori da Fene, zona zoccolo duro al volo, ha calciato fuori, porta avanti il pallone, viene incontro Fratino, duella con Rosso, ne supera due, non so come, Fratino che giocata, poi calcia in porta Ragnar, aspetta lì, Rosso cerca il dribbling, passa su Nico, poi apertura, Steve, zona buona per il destro, cerca il cross e dalla parte opposta Pipega per il contropiede, è un 3 contro 2 per la Juve, è un 3 contro 2 ma Rosso miracolosamente salva tutto, poi raccoglie Nico che anticipa Steve, dentro sempre Pipega, servizio per lui, zoccolo duro, riparte il Milan, due coperture straordinarie, prima del Rosso poi dello zoccolo che si autolancia, è ripartito, supera anche colpo gobbo, poi forse esagera ma porta a casa il calcio d'angolo, super zoccolo duro, MC la sposta sul sinistro, lascia ancora a Philadelphia, Steve cerca il rosso, palleggio in qualche modo Calia, vuole girarsi, dentro ancora per il rosso, fuori, che occasione per il rosso, centimetri dal 3-3, prova a calciare in porta Fene,
sul tentativo di Steve. E adesso balla un po' la Juve dietro. Ha tante occasioni il Milan, che non ci sta e vuole tornare in parità. Giocata di MC, che poi va col fisico. Che ha fatto? MC ha messo Fene per terra. Philadelphia 3-3. Chapeau alla giocata incredibile da urlo di MC Douglas. E poi Philadelphia fa il resto. 3-3. Il Milan l'ha ripresa ancora. Partita clamorosa. Punizione per il Milan, sul pallone c'è Philadelphia. Tra poco un flash insieme a MC. Fischio arbitrino. Philadelphia va in porta, vola Fene. E palla in fallo laterale al volo MC. Cosa hai fatto sul gol? Lì ho visto il Fene che stava uscendo. Pensavo fosse fallo l'azione precedente. Però poi ho visto il Fene uscire, ho visto che c'era Marco Philadelphia in mezzo. L'ho messa in mezzo alla cieca e Philadelphia confuso. La maschera. Verticalmente prende in controtempo Pipega. Rimessa per il Milan, che in questa fase sembra averne di più. Per il rosso dentro da Berlini. Dribbling sulla maschera. Sinistro! Fene in calcio d'angolo. E adesso la sensazione è che alla Juve stia anche largo il pareggio, perché il Milan sta arrivando da ogni direzione. Angolo già battuto. Philadelphia può andare sul destro, ma sceglie il sinistro. Philadelphia, seduto Fene, che poi gliela porta via. Che poi gliela porta via. Da gatto come sempre. Fascia. E adesso il pubblico invoca il rosso, che ha avuto una grande occasione per segnare, non ha trovato il gol. Adesso ci prova la Juve con Nico, che ha superato anche Philadelphia. Nico trova Campolunghi, spalle alla porta e poi giù, calcio di rigore! Io non mi voglio sbilanciare, ma da qui ho molti dubbi. Vedendola da qui. Fene! 4-3 per la Juve alla Jorginho, e poi zittisce tutti, riporta avanti i bianconeri. E mima gli attributi Fene. Juve che torna in vantaggio. Quello che vi volevo dire è che in questo campo, in quella porta, ne aveva sbagliati due durante la serie di rigori contro l'Inter. Poi a Roma in finale ha segnato durante la serie contro la Lazio. È il primo rigore battuto durante la partita da Fene e da un portiere, ed è il secondo gol nella Youtuber League di un portiere. Tornato in pressing Berlini, riesce a lanciare verso Fratino, il capitano della Juve. Andrea Fratino rientra sul destro, lo fa girare, vola Ragnar. Colpo gobo in verticale a cercare Campolunghi con gioco lo duro, poi Fratino, palla che diventa buona per il 10, MC riesce a chiudere con le cattive ma in modo legale. Riparte per il Milan, la voleva Berlini. MC zona tiro, MC calcia in porta, respinge in qualche modo Kinoshi, poi Toselli per il contropiede. 3 contro 2 per la Juve, palla ancora in zona capitano che non trova Campolunghi, e quindi MC, confusione pazzesca adesso. MC non riesce a calciare ma trova Philadelphia, voleva il fallo ma si gioca. Vicino c'è il rosso, che è in zona tiro, va sul sinistro, calcia in porta. Ha vibrato tutto! Rosso. A lanciare per MC, chiude Toselli. Poi Berlini ci mette il piede, Nico non molla, ripartenza Juve con Fratino. È un 3 contro 3 perché sta tornando il rosso. Però Fratino corre, fino in fondo. Fratino, supera Ragnar che lo abbatte! Calcio di punizione, l'intervento è fuori. L'intervento secondo arbitrino è fuori. Secondo Pipega è tutta la panchina della Juve, è dentro. Campolunghi è furioso e vuole il rigore. È dentro l'area. Arbitrino dice punizione. Arbitrino dice punizione. Io ricordo che non c'è VAR. L'unica occasione col VAR presente è stata Roma-Napoli e abbiamo visto che non funziona. Per tanti motivi non è ancora possibile. E quindi è giusto che veda arbitrino nel bene e nel male. Calcio di punizione per la Juve. Fratino è andato ancora, si è portato a spasso Steve, poi va sul destro, c'è il corridoio per calciare e non trova la porta. Adesso c'è un'occasione clamorosa praticamente in ogni azione. Torna ad assediare il Milan, zoccolo duro, da lì può calciare, ci prova a giro, è uscita di niente, stava già esultando Ragnar. Palla fuori, la rimessa della Juve.
Pallone su Nico, sto a seguire Zoccolo, gliela porta via. È un 3 contro 2. Sta tornando anche Nico, però Zoccolo vuole e trova Berlini. Esce Fene, non c'è più angolo per Berlini che deve rientrare. Ha chiuso uno splendido e illegale Kinoshi. Ma che partita sta facendo? Migliore in campo in assoluto dalla difesa. MC prova a girarsi, va sul destro. Palla buona per Berlini che la tocca ancora. MC! MC! 4-4! 4-4! Non finisce più questa partita e non muore più questo Milan! Che carattere! MC Pipega gliela porta via, errore di MC, occhio alla Juve che torna spaventosamente davanti. Pipega saluta MC, saluta anche Zoccolo! E poi Ragnar! E poi Ragnar! A cancellare i sogni di gloria del Pipega! Steve a prolungare, rosso, gamba alta di Pipega, ma è tutto buono. Poi riparte colpo gobbo. Ho visto una gamba alta di Pipega, ma per arbitrino era tutto ok. E quindi Fratino, destro sinistro, Fratino! Fratino! Si toglie la maglia perché ha riportato avanti la Juve praticamente al tramonto della partita. Segna il 10, 5-4. Tutto il Milan a protestare per una gamba alta di Pipega in mezzo al campo, ma è un secondo tempo ricco di proteste. Netto, però va bene così. Ho dei capelli di merda, però l'arbitro è peggio, posso dire. Io mi sto sgolando, è un secondo tempo illegale, ma posso dire che quantomeno le proteste ci sono da una parte e dall'altra, perché la Juve è stato negato un rigore potenziale prima, ha segnato fuori area e quindi punizione. Qui poteva esserci un fallo di Pipega in mezzo al campo. Vai ragazzi! MC la vuole profonda. Steve pensa al lancio, ma poi preferisce l'opzione Berlini. Calia dentro Berlini, MC è rosso. Calia la mette, deviazione, calcio d'angolo, chiedono un fallo di mano che non c'è! Che non c'è! Perché arbitrino dice attaccata al corpo! Calia la mette secondo, rosso anticipato da Fene. Occhio che c'è Campolunghi che vuole superare lo Zoccolo. Forse va, sì che va. Campolunghi, torna Berlini. Torna Berlini e riparte il Milan. Calia è rientrato sul destro. Poi ricomincia addirittura da Ragnar che sale come sempre in questa partita. Berlini a spazio per il destro. Respinto. Finisce qui! Finisce qui! La Juventus al termine di una battaglia supera il Milan, vince 5-4, una partita meravigliosa, ricca di polemiche, sì, assolutamente, e siamo sicuri che nei commenti arriveranno come sono arrivate oggi, ma ricca di divertimento, di bei messaggi come il carattere prima della Juve, poi del Milan, con l'esultanza di Pipega che vedete in telecamera. Un saluto anche a Blur. Voglio fare i complimenti a Ragnar. Ragnar, vieni qua, mi sono divertito un sacco. Oggi, mica, spettacolo, bravo. Siamo a vedere il portiere. Cosa significa il ruolo del portiere. Due protagonisti perché hanno segnato entrambi due gol meravigliosi. Due gol pesanti soprattutto, perché quello di Ragnar era quello del 2-2. Quello di Fene era quello del momentaneo 4-3 per la Juve sul rigore, quindi pesantissimo. L'esultanza della Juve non è quella che abbiamo visto l'ultima volta, perché non c'è un trofeo oggi. C'è più consapevolezza però che se si va a vincere a Milano contro l'Inter ci si gioca anche la finale di ritorno. Ora sentiamo i protagonisti, ma prima problemi per Campolunghi. Ci dice Tatino, insomma, un finale che fino all'ultimo istante di questo video ci racconta cose. In realtà c'è poco da dire. Sono contento di far parte di un grande gruppo. Oggi abbiamo dato un'altra dimostrazione di forza del gruppo che siamo. Vogliamo vincere anche il ritorno e vincere la finalissima. Questo qua mi promette sempre che le risolve. Poi sai cosa fa? Le risolve davvero. La partita è andata una merda. Sì, veramente male. Da qualsiasi punto di vista. Però ci tenevo a fare una dichiarazione io. Che cazzo vuoi? Fai una dichiarazione. Supportami. Volevo fare una dichiarazione post partita però. Ci tenevo particolarmente. Ho fatto questa maglia di pietà. Punto per lei. Valentina Clerici, ci possiamo uscire? Per favore. Voglio uscire con te, Valentina. Ho speso 15 euro di maglia. E allora chiudiamo col pubblico, che è sempre la cosa più bella.
speriamo che vi divertirete a guardare questo video, perché è l'obiettivo, sempre l'obiettivo, indipendentemente poi dai risultati finali che premiano prima una, poi l'altra, lo sapete, a partire da me. Chiudiamo qui, dai, chiudiamo qui, chiudiamo col pubblico. Grazie Torino, alla prossima.